Allora, andiamo a cercare i concorrenti, colonnello. Venite con me. Venga, colonnello. A me mi piace ste ragazze. Andiamo a vedere chi Guarda sono. Che tavolata di ragazze. Andiamo a vedere. Qua li volevamo. A te guarda che bella gioventù, guarda. Ma le conosci, colonnello? Venite a giocare con noi un po'. Non si può qua. Siamo venuti per curiosità, no? Vieni a giocare con noi. Concorrente noi. Cosa si vince, colonnello? Cosa si vince? Allora vince i cofanetti dei sughi, le murette, no, i buoni pasti. Lei. Tanta felicità si vince. Quando famo lo spettacolo? Stasera, adesso. Stasera, adesso. Dietro, di là. Questa, ecco. E dai, che ci affidanziamo. Dai, viene col... Colonnello, gli dica così, quando avete finito di mangiare? Ascolta. Cosa si vince? Allora si vince tantissime cose, un cofanetto del sugo, di sugo, le morete, i buoni pasto, i sughi, tutto quello che volete. Cosa bisogna fare, Jeffrey? E anche una notte con Flavio Vento in California. Viaggio tutto pagato a Los Angeles. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. È una Mariana. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima del gialletto. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Show, bentornati, canale 80, ci siamo. Anche questa sera abbiamo un ospite straordinario, un ospite che tutte le televisioni ci invidiano, un ospite che veramente il cachet, io non so come faremo a pagargli il cachet. È con noi questa sera Flavio Vento. Oh, e finalmente questa pioggia e questo vento è tornato il vostro Flavio Vento. Ma aspettavate tutti, dite la verità, eh? È il vostro colonnello dell'aeronautica. Aeronautica. Ma che natica? Aeronautica. Vabbè, quella roba lì, insomma, è il vostro meteorologo. Meteorologo. Il vostro meteorologo. Porca zutta, non mi viene mai io. Stia calmo, Flavio. Lo so. Lui viaggia. Viaggio continuamente in giro, sì, per il mondo. Infatti. Dove è stato questa settimana? Sono un po' stanco perché sono arrivato, sono atterrato 2 ore fa dall'India. Sono stato a Nuova Delhi, la capitale. Nuova Delhi. Nuova Delhi, la capitale dell'India, che c'era un importantissimo convegno sul clima e insomma abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ballato fino a tardi, ci siamo divertiti. E ma non so, avete parlato di... Abbiamo mangiato il fegato Kushima, è diventato la Nuova Delhi, insomma sono un po' stanchino, abbiate pazienza. Comunque, tante cose belle, tante lettere, partiamo subito con la rubrichetta, la posta del Flavio Vento, vai con la sigla! Non c'è, la sigla non c'è! Ma non c'è manco una sigla! Vabbè, la facciamo mettere, sigla! Mettetemi una sigletta! Aspetta, guardi, 3, 2, 1, sigla! Ha visto? Basta! La posta del Flavio Vento! Come sapete, cari amici della televisione, è la televisione questa, sì. È la televisione. Cari amici della televisione, io mi intendo tutto, sono un gran saputo e infatti ci scrivono un sacco di ascoltatori. Ma lo sa quanti milioni di ascoltatori? Sa quante lettere ho ricevuto sta settimana? Ma guardi, non due.
E leggiamo subito la prima lettera della posta di Flavio Vento. Sentiamo subito l'ascoltatore, perché io mi intendo di tutto, sono un saputo. Vediamo, vediamo. Allora, la gente vuole sapere, mi chiede dei consigli, capito? Vediamo che consiglio chiedono questa sera a Flavio Vento. Su, allora. Caro Flavio Vento, complimenti perché te intendi veramente di tutto. Hai visto? Infatti è questa, è una signora che capisce. Mi chiamo Daria Tromba. È una miseria, Daria Tromba. Daria Tromba si chiama, che nome brutto. Daria Tromba. Ah, perché è il contrario, hai capito? Tromba Daria sarebbe. Al meteoro è simpatica la signora. È simpatica Daria Tromba. Tromba Daria, va bene. La gente si chiama un po' come gli appare, non è che posso decidere i nomi come si chiama la gente. Ieri sono stata al matrimonio di mia nipote Marina. Marina Tromba, a Tromba Marina, oh, questa si chiama, è una miseria tutta. Pensa quando uno le chiamava a scuola, Tromba d'aria, arrivava subito, presente, Tromba Marina, su, un gavettone gli faceva il professore. È mia nipote Marina Tromba. Ho mangiato veramente bene. 20 antipasti, 5 primi, 8 secondi e 4 dolci. E Mariana, purtroppo adesso sono molto ingrassata. E ci credo, hai mangiato come una porcella. E peso 9 kg di più. E Mariana. Dopo un pasto. Sì, ho mangiato 5 primi, 8 secondi. Ho capito, ma no, vabbè, andiamo avanti. Come posso fare? Come posso smaltirli? Che consiglio puoi darmi, caro Flavio? Mariana, però allora, così, allora, io per solito, io personalmente, quando devo digerire, bevo una tisanina allo zenzero, una robina piccolina, una tisanina. Ma te, bella mia, amore mio, Daria Tromba, mi scopri pure con la tisana. Fai un botto, altro che la tromba d'aria. Deve stare a dieta per una settimana. A dieta, allora. E il consiglio del Flavio Vento, Daria Tromba, ascolta bene, guarda il labiale, magna de meno, magna de meno, non si può, 3, 2, 1, magna de meno, Daria Tromba, già te chiami che è un po' quella, va letto. Bene Flavio, siccome, Daria, siccome vorrei dire, partiamo col gioco. Partiamo col gioco, partiamo subito, dai che sono emozionato. Pesce Azzurro Quiz Show. Pesce Azzurro Quiz Show. Chiamiamo subito la prima concorrente della serata. La prima concorrente. Prego, venga. Eccola. Eccola. Liliana! Liliana Milani! No, prego, venga! Ecco Liliana! Liliana Milani! Ecco qua, la nostra Liliana! Buonasera a tutti, sono buonasera. Liliana Milani! Come si chiama lei? Il microfono, Liliana! Buonasera a tutti, sono Liliana Milani, vengo dalle Marche, Acqua Viva, Raggio di Sole! Raggio di Sole, Agriturismo, Raggio di Sole! Il sito internet o il paese? Paese, acqua. Raggio di Sole? Acqua Viva. Acquaviva.com. Bene. Fai Acqua Viva. Perché viva a raggio di sole, Agriturismo a raggio di sole. Come è illuminata da una luce. Allora, raggio di sole, Acqua Viva. Perché esiste sempre sole, Acqua Viva. È tipo un'indiana, una scuola. Una scuola. Prego, si può accomodare sul nostro trono, Liliana. Grazie, Liliana, pesce duro. Vuoi cantare una canzone? Posso cantare. Dai, proviamo a cantare. Una canzoncina. Guarda. Sono una ragazza che chiedo tanto felicità. Amore, amore, sempre amore. Ma proprio la vita porta sempre. Stop, bene, è finito il tempo. Viva l'amore, viva la felicità. Un pugno, la un pugno per farla smettere. Un pugno. Era tanto grande felicità anche. Era la danza. Era la danza della vita. Va bene, le togliamo il microfono. Toglie gli microfoni. Che questa, ragazzi, questa ci fa tutta la trasmissione adesso. No. Bene. Noi, Liliana. E chi bene, cambiamo camera, andiamo sui concorrenti. Bene, Liliana. Ecco. Adesso tutto. Facciamo partire la slot machine, vediamo che piatto esce e poi le spiego il gioco. Slot machine. Beh, parte. Cosa è uscito? Poste. Gli strozzapreti alla pescatore. Quante buoni gli strozzapreti? Questa che li mando mio marito, Mario Strozzapreti Bianconi. Strozzapreti alla pescatora. Questo è buono per Mario Bianconi. Per suo marito? Sì. È sposata? Sì. Da quanti anni? Da 2006. Con Mauro Bignoni. Bianconi. Mauro Bianconi. 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 Sì. Di Acqua Viva. Di Acqua Viva. Raggio di Sole. Raggio di Sole. Allora, Marche, Cai, Acqua Viva, Raggio di Sole. È un posto bellissimo. Pioro di Sole. Venite di lì che si sta bene.
È più bello di Marzocca? È più bello di Marzocca. Io vado. Allora, ci vediamo fra un quarto d'ora quando la signora ha finito. Arrivederci. Io intanto. Allora, Liliana ha scelto gli strozzapreti alla pescatura. Bene, bene. Liliana! È fortuna, quella era una fortuna! Liliana! Non l'ho scelti io! Liliana! Quella è, sì. Come dice, me la metto a spalaglie. Liliana! Dimmi tutto! Sì, allora, adesso deve scegliere una di queste pentole, vede? Ogni pentola corrisponde a un ristorante del pesce azzurro! Okay. Rimini, Cattolica, e vai! E vai! Si segga! È il nuovo ristorante che aprirà in autunno a Fano, in via delle Querce. Bellissimo! Senigallia, Drive Fano. Ma non c'è raggio del sole? Non c'è. Porca boia, non c'è. Ma è vicino, sole. È vicino. Bene, quale pentola sceglie? Ah, io scelgo... Che numero è? Ma non c'è il numero, c'è la scritta. Liliana, devi stare... devi stare con la testa però, Sta concentrata, devi però! Concentrata, però! Devi stare lì sul pezzo, sempre, Cattolica scelgo! Cattolica! Che mi piace tanto, Liliana. Cattolica! Allora, Liliana, vieni con me qui, prendi l'altro la maniglia, solleva, mettiamo qui sulla panca. Eccola! Sono fortunata! Prego, si accomodi! Adesso le spiego il gioco! Vai! Sono usciti gli strozzapreti alla pescatora, alla slot machine. Non so se sono qua. Brava. Dobbiamo sperare che siano qua. Quindi io sono sicuro che sono qua gli strozzapreti. No, non sono fortunata al gioco, sono fortunata all'amore. In amore. Ci abbiamo ancora. Raggiosisole.com. Ci abbiamo ancora. Se volete potete scrivere a Flavio Vento e a Liliana. Sbizzarriteli. Si vive bene, raggio di sole, sempre sole. Sempre piscina, aria pulita, campagna, tutto coperto. Vabbè, adesso. Togli il microfono, però sì, a un certo punto. C'è piscina! Liliana, mi dici che c'è la piscina? Abbiamo fatto. Tutti! Ho capito! Ci buttiamo dentro piscina! Ma tutti. Te potrai silenzio! È bello, venite, c'è la piscina! Silenzio! Per favore! Bisogna richiamare l'ordine, quindi anche a scuola! Lei è andata a scuola, Liliana? Sì, ho studiato filosofia, scienze politiche. Tutte e due? Sì. Ho capito! Questa c'ha una testa cuscita, Liliana! Ho capito! Questa c'è fai la... Bene! Questa c'è... Ma qui... Non è importante. Scienza politica ci mette in carcere sì, tutti. È importante. Scegliamo, cominciamo il gioco. Vai. Se no famo le tre. Bravissimo. Bene, anche te. Scegliamo una di queste pentole. Senigallia, e vai. Rimini, Drive o Fano? Rimini. Vado sempre sulle alti. Rimini. Rimini. Vediamo che cosa c'è! È bella città, turistica, è grande bella, città. Bella, ma niente a che fare. Bene, vediamo. Qui non ci devono essere gli strozzapreti. No, ci mancherebbe altro. Ecco, vediamo. È andata bene perché ci sono le vongole alla puretta, vai! Vai Liliana, e una l'avevo scassata, una è fuori, vai. L'ho vinto una, no? Proseguiamo! Proseguiamo, dai, ce n'è quattro. Allora, piano, scelgo. Sempre Cattolica! E sempre... Cosa ha detto? Non si è capito. No, non ho capito niente. Ci vogliono i sottotitoli. Aveva i sottotitoli. Riviera. Drive. Un paio d'occhiali. È il pesce azzurro drive, Liliana. Pesce azzurro drive. Vediamo. Liliana, il pesce azzurro drive, in quale ristorante del pesce azzurro si trova? A Fano. È brava, Liliana, brava. Bene, pesce azzurro drive. Ecco c'è gli strozzapreti! Non mi dica che c'è gli strozzapreti! Ci sono gli strozzapreti! Me la sento, non lo so! No, non c'è. Perché sono. Sei sensitiva? Gli strozzapreti sono qua, Liliana! Speriamo! Perché lei è sensitiva? No! E gli strozzapreti? No! Liliana, hai vinto o hai perso? Non lo so. No. Ma sono capito sono. Dai, io prendo, vado via adesso. Basta, vado via. Strozzapreti! Ma che tristezza! Adesso cosa ha vinto, Liliana? Vabbè, sta calma! Yes. Sta calma. Bene, le faccio una domanda, colonnello, che intanto Liliana, prendo il premio. Mettiamoci a piangere. Deconsolazione. Non vinco mai. Dateci sono qualcosa. Sono fortunato in amore. Ma non ci date niente, ma non è possibile. Non vuole niente. Se voi state sfigati. Basta partecipare. Non certo, venga qui. Non mi importa se non vinco. Basta. Ma lei ha vinto. Una serata felice, basta partecipare. Brava col cuore. Questo è lo spirito. Prego,
Un sugo del pesce azzurro alla marinara. Questo è buono tanto. Buonissimo. Con che pasta lo farà? Con gli strozzapreti. Con gli strozzapreti, bravo. Con gli strozzapreti. Cioè, va con tutto questo. Questo va con tutto. Con quelli di stasera. Questo va con tutto. Buonissimo. Questo va con tutto. Questa è una pasta coi meravigliosa. Jeans, coi jeans. No, questa è una pasta meravigliosa, pulita, che è fatta col cuore. Brava. Questa che mi piace tanto. Basta partecipare. La piamo come donna immagine, Liliana. La prendiamo come donna immagine del qui. È la roba. Brava, Liliana. Si accomodi, un bacio, guarda qua. Brava Liliana, ciao tesoro. Ma non sei meraviglioso. Anche Liliana, si accomodi. Ci vediamo da raggio, bisogna. Ma io vengo sicuro. Mettete a sedere lì, accomodi Liliana. Si accomodi sulla sedia e proseguiamo, colonnello. Ci abbiamo dei concorrenti che spacca l'aria. Ma dove l'abbiamo trovata? Ma dove li troviamo? Partiamo subito col secondo concorrente. Aspetti, prendi il microfono. Mentre chiama... Oh, sente Liliana ancora. Liliana, però adesso faccia silenzio. Oh, è uscita, è vero. Cambiamo i coperchi, intanto che lei chiama la seconda concorrente. Aspetta, che te do il coso del pentolo dei Rimini. Bravo. No, ecco. Lo rimetta qua. Ecco qua. Andiamo. Oddio. Mamma mia. Già mi ha rintronato Liliana. Mi spari pure la nebbia, mi spari. Ma guardi che... Oh. Bisogna cambiare i coperchi, hai capito, Flavio? È scoppiato qualcosa, è scoppiato. Cos'è, oh? Bisogna... Liliana, oh. Ma cos'è tutta sta nebbiona? Che macello è? Nebbia! Sì. Perché qui c'è il faro, senta che il faro fa... è uscita proprio la nebbia, ma è primavera, oh! Ci siamo pronti? Il secondo concorrente della serata, prego! Il secondo concorrente! Ecco qua, ma te guarda che bella signora! Che aveva detto? No, questa... Lei ha detto subito. Sì. Ecco. Prego, si accomodi! Prego, signora! Si senga! Si accomodi! Come si chiama, signora? Paola! 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 E viene da? Pesaro! Se vede Paola, mi sa che non si vede niente. Io sono più tranquilla. Se vede. È più tranquilla Paola. Io sono più tranquilla. Allora Jeffrey, posso dire una cosa? Dica, è stata tutto, capito, molto rutilante, perché Liliana c'aveva tutta questa energia che veramente... Io invece no. Paola no, è più tranquilla, capito? Più rilassata. Lei non c'ha voglia di discorsi. Ma assolutamente. Non canta, non dice... No. Capito? Paola è una donna tranquilla, tranquilla, diciamo, no Paola? Certo. Però allora Paola, ci divertimo. Sì. Viene da? Pesaro. Abbiamo detto, quartiere? Celletta. Celletta. Bene. Tocca chiamare i pompieri però. Partiamo con la slot machine. Partiamo con la slot machine di Paola. Dai, tranquillo, fai presto perché tanto io... Come fa la signora? Il pesce azzurro. È uscito il pesce azzurro. È il pesce azzurro. Ha vinto. Venga qui Paola, venga qui! Ha vinto! No, ha vinto, dai, Paola! Sì. Paola! Ha vinto! Vedi, Liliana ha giocato 40 minuti, Paola un secondo! No! A volte è così la vita! Ha vinto Paola! E cosa ha vinto la nostra Paoletta? Ha vinto bene! Cosa vuole? Un cofanetto di sughi? Che o una moretta con i bicchieri, una bottiglia di moretta con i bicchieri? Maria, cosa prendo? Maria, Liliana, sai cosa dici? Non lo so, chiamiamo... Senta, Liliana, adesso aspetta. Dammi il cofanetto di sughi. Cofanetto di sughi. Aspetta, Liliana. No, l'amoretta. L'amoretta, ha detto. Ma lei ha detto l'amoretta. Ma cos'è il sughi? Moretta, ecco qua. Sei bene. Allora, adesso? Moretta con i bicchieri. La fantastica confezione, prego, regalo. Grazie. Ecco qua. Vedo tranquilla. Paola, ci aspetta lì, che dopo famo un altro gioco. Fa un altro gioco? È il gioco finale, prego, si accomodi, possiamo continuare a vincere. Mi raccomando, fate le brave, silenzio. Liliana purina ha cantato, ha fatto i balletti e ha vinto il sughetto. L'altra è arrivata qua, ha vinto la moretta. Partiamo col terzo concorrente! Prego! Eccola qua, te guarda che bella signora. Venga qui. Ci sediamo bene, qua. Bene, si accomodi. Venga allora. Qua, signora, ecco qua. Oh. Come allora. Si chiama, signora? Maria. 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 E viene da? Pesaro. Celletta?
No, dal Cinque Torri. Cinque Torri. Cinque Torri, che è un quartiere, sì, bello. Diciamo, un quartiere bello, servito. C'è tanto verde. C'è la pizzeria Tony. C'è la tu lo sai, dov'è la pizzeria Tony? Che è buona la pizza. È buona la pizza. Buona. Ma Cinque Torri è un quartiere bellissimo. Tutto Pesaro viene lì. Tutta Pesaro viene dalla viene pizzeria, a pizzeria Tony. Hai capito? Allora, nessuno vende come lei, come la pizzeria Tony. Hai capito? Veramente. Te vai più un po' di pizza e poi viene al pesce azzurro, ma al pesce. Bene, bene, allora vero. Prego. Allora, è il momento di fare partire la slot machine. Vai, via. Vediamo un po' cosa è uscito, Maria. Le vongole. Le vongole alla puretta. Le vongole per Maria. Allora, Maria, adesso tu scegli un pentolo con dentro le vongole. Vediamo, vediamo, vediamo. Quale di questi ho cambiato i coperti nel frattempo? Fano. Fano! Brava Maria, andiamo sul sicuro. Fano, 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 prendiamo il pentolone. E dopo? Ecco qua. Cosa succede? Adesso. Adesso qua, per andare in fondo al gioco, dobbiamo avere le vongole in questa pentola. Quindi noi adesso una alla volta scopriamo questi coperchi sperando che non ci siano le vongole. È chiaro? È molto semplice, si può cominciare. Scegliamo una di queste pentole. Prego! Il driving. Drive! Il drive. Pesce azzurro drive! Bene, vediamo che cosa c'è. Secondo te che cosa c'è? Io sono sfigata. No, no, sei sfigata. Che beh, hai detto che sei positivo. Qui abbiamo il pubblico che proprio vedi strillare. Che cosa abbiamo qui secondo voi? Le vongole. Le cozze. Le cozze. Le cozze. E invece abbiamo la Moretta. Bravissima. Brava Maria. Possiamo proseguire? È andata bene? Bene. Benissimo. A me volevo la moretta. Ecco. L'ha bevuta già? Sì, io la prendo sempre quando vengo qui la moretta. Bene. Sì. Prego, prego, continuiamo. Un altro. Senigallia. 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 Andiamo in ordine, vediamo, vediamo, vediamo che cosa c'è qui. Ma vediamo la moretta. Che cosa c'è. Adesso vediamo Maria, guarda che quanto vinciamo. Maria. Mi togli la moretta, no? No. Galileo Mediterraneo! Vai, vai. Dai, dai, Galileo con le verdure. Che gliela famo. Ma il piatto di oggi, prego, dica. Ma dopo mi togli la moretta? Come tolgo la moretta? Ah, no? No, no. Cattolica. Cattolica. Che vado molto cattolica. Lei va cattolica a fare sì, che cosa? A mangiare. A mangiare al ristorante. Sì. Al pesce azzurro. Sì. Perché il ristorante di Cattolica ha un giardino fuori, ci sono i tavoli all'aperto. D'estate. Però. D'estate, sì, certo. C'è. Perché il ristorante di Cattolica apre dal primo aprile fino al primo novembre. Sì, sì. Ma Maria va a Cattolica anche a ballava. Capirai Maria? Ci andava. Maria, che cosa abbiamo lì? Le vongole. Le vongole. Certo. Non vedi che c'è le vongole lì? No, le vongole erano nella slot machine. E quindi dovrebbero essere anche lì. Non lo speravo. E allora? No, dai. Allora, ho perso. No. E allora Liliana, qui il gioco qua, si ferma. Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Qui il gioco si ferma, vediamo che cosa avevamo qua. Lo sgombro in salsa verde. No. Apriamo gli altri, a Rimini avevamo gli strozzapreti. E allora non vedi niente. Alla pescatora, sì sì, un premio. Lo abbiamo ugualmente, però purtroppo. La moretta no. La moretta la vediamo insieme dopo, volentieri. Prego, vedi Maria, siamo stati sfigati. Voleva la moretta. Voleva la moretta. Adesso le diamo un sugo, le diamo un sugo. No, oh, guarda, c'è l'amica sua della che gli fa io c'ho la moretta. Un sugo alla gallinella. Sì, io sono buono. Calme. Queste sono le false. Praticamente Previce devo uscire pesce azzurro. Hai visto? Brava, ha capito? Raggiodisole.com. Viene Paola che c'è un altro gioco. Venga, al centro. Tutti prego qua in mezzo. Aspetta Liliana che c'è un altro gioco adesso. Ma tu immagina queste tre a scuola. Mamma mia. Noi siamo tutte. Ma non ci viene più nessuno. Te ci avevi quattro. Sono loro due. No, lei è lei. Io ho fatto solo tre. A scuola quanto te davano in condotta? Io 10. 5, te davano 5. No, allora, una cosa. Sempre gioco finale, dovete indovinare il peso totale sì. mio,
di del colonnello Flavio Vento, di Rosa Della Cecca e Daniele Santinelli. Ecco. I quattro presentatori, conduttori, diciamo. Speriamo. Il peso totale. In quattro. Quanto pesiamo, secondo voi? Allora, partiamo con Liliana. Si vincono dei biglietti per i nostri prossimi spettacoli. Quindi, io penso che tu... Una alla volta. Lui, colonnello Pens, pesi 75. Deve dire tutti e quattro. Un attimo, calme. 75. No, quattro, quanto pesiamo? Totale. Tutto quattro, ma per 75. Tutti e cinque? Tutti e quattro. Tutti loro, tutto il mondo. Noi quattro. 300 kg ha detto Liliana. 300 kg. Anche 350. No, 300, 350. Bisogna 320, 320. 320, 640, 12, 28, 32. Ci ha piatto 320. Mi dispiace Liliana, no? 240. Maria. 250. 250 neanche. Ultimo tentativo. 350. 350. Mi dispiace. Non è questo il peso corretto. Calmi. Ma dov'è il peso? Dov'è il peso? Non lo sapremo. È il peso, non lo scegliamo. E non l'avete indovinato. Ma non ancora continua. Quelli tre. Chiamiamo Antonella. Signore, la puntata è finita. Chiamiamo Antonella. Che arriva un vassoio a Flavio Vento. E un vassoio a me. Oh, finalmente. È ora di cena. Voi avete già mangiato. Noi no. E mangiamo insieme ai telespettatori. Vi aspettiamo. Ci vediamo! Saluta Liliana, salutali alla telecamera! Alla prossima puntata! Auguri alla prossima puntata! Ciao a tutti! Ciao, buona cena! Sì, anche a me! Venite! Ciao a tutti! Alla prossima! Veniamo sicuro Liliana! Arrivederci! RadioDiSole.com Pesce Azzurro Drive, mi dica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.